signori, le novità sono oramai settimanali, cioè il vicepresidente qua sta diventando un personaggio a 360 gradi. Lo chiamiamo così ci racconta lui che cosa è successo anche questa settimana. Il vicepresidente illustrissimo e onorevole Giuseppe Siracusa. Uè, Michi. Ciao, come stai? Ciao a tutti. Ciao Michi, queste presentazioni che non servono a nulla. Allora, ciao a tutti. Spero stiate bene, siamo un po' distanti dal microfono perché vedete, qua c'è una terza poltrona e abbiamo deciso di chiamarla in causa perché è persona qualificata già per fornire del nostro programma, sì, però per fornire alcune spiegazioni autorevole. Esatto, fornire alcune spiegazioni tecniche per i quali noi facciamo un passo indietro, perché bisogna anche fare un passo indietro quando certe cose vanno approfondite con gli addetti ai lavori, certo. Ed ecco il nostro ospite scendere giù dalla famosa scala, prego! Ciao Manu! Eccolo qua! Buonasera allora, a tutti! Abbiamo Emanuele qui con noi. Ema, allora ragazzi, ragazzi, prima buonasera. Di tutto dobbiamo fare il solito wrist check che ci richiedono ogni volta. Veramente. Sì, sì, vai, fai. No, aspetta, dai. Sto quarzone. Iniziate voi, aspetta. Sto quarzone. Allora, ragazzi, inizio io. Facciamo la foto insieme. Fotocopertina. Allora, qui abbiamo, ragazzi, un day date del 1980, perché è un mio iscritto. Bei tempi. Allora, Michele diceva prima, faceva battute del vicepresidente, lì, ma sono solo cavolate, perché... Però alla fine di vicepresidente ce l'ha il... Beh, ma questo infatti è il presidenziale. Questo, ecco, ragazzi, ora vi faccio vedere il bracciale. È una battuta, ovviamente. Vice President, perché giustamente... Però, a parte quello. Quindi tu, Manu? Io sempre residuo fisso. Ragazzi. Da quando presentai poi il Seamaster 300, Ema si innamorò di quell'orologio e così se lo comprò. Non si può togliere, non riesco a togliere. Era uno dei tanti che acquistò il Seamaster 300 quando lo comprai io a suo tempo. Michi, facci vedere che ci fa vedere. Allora, oggi vi faccio vedere uno dei nuovi arrivi alla Mole d'Oro. Guarda che meraviglia. Adesso ve lo faccio vedere. Ragazzi, 30CH. Rarissimo. 30CH NOS. New old stock con cartellino ancora, scatola e garanzia. Questa è una versione praticamente introvabile, con cassa Bombay. La referenza mo ve la dico. Mamma mia, amiche. Dio da santo, devo fare un corso perché qui non un riesco. Un corso di tocca messa a fuoco. Lo schermo che mette a fuoco. Giusto. Tocca lo schermo. Eccolo. Madonna gra. Si vede che siamo dei boomer, eh? Sì. Generazione Z io, ragazzi. Infatti, hai ragione. Allora, siamo ritornati. Allora, torniamo un attimino sulla presentazione. Che diciamo. Michi, questa 7412, ragazzi. La presentazione che hai fatto di me era troppo pompata. No, vabbè, ma qua siamo... Ovviamente scherziamo, ragazzi. Dei livelli inimmaginabili. No, scherziamo, testa sul collo, dai, testa sul collo. Però tanta Michi, roba, no. Fammi godere un po'. Bello, Michi. Sì. Bello. No, ma non tutto... parlavo del della situazione. No, parlavo, lui sta parlando di Giuseppe Siracusa. Del direttore. Dai, posso dirlo. Ma fai cosa vuoi. Allora, è stato intervistato dal Corriere della Sera che gli ha fatto un paginone. Quando è uscito? Lunedì 4 è uscito un paginone in pagina 7 con rimando in testa, no? Cioè sì, avevi sì, anche sì, a fianco ad Allegri della Juve c'era Giuseppe Siracusa. Io vi svelo il titolo, io vi svelo tutti i Rolex falsi. Sì, bella soddisfazione, però ripeto. Che potrebbe lasciare intendere anche come se potessi essere nuovo allenatore. Poi però uno legge il titolo, ha detto finalmente un allenatore. Però gli hanno fatto un'intervista bellissima dove fanno
capire veramente il lavoro di questa persona, che è un lavoro durissimo, un lavoro serio, voi lo sapete e lo conoscete bene. Come tutti. E in più, se posso permettermi di aggiungere, cos'è successo? Che il giorno dopo uno speaker di Radio Monte Carlo all'1:30, se non vado errato, della trasmissione dell'1:30, c'aveva il Corriere davanti agli occhi, l'ha colpito probabilmente l'articolo e ha letto tutto l'articolo parlando di Giuseppe anche su Radio Monte Carlo, una figata pazzesca. Quindi sì, sono orgoglioso perché lui è un mio carissimo amico, una parte integrante della scuderia La Mole d'Oro. E quindi è un vero orgoglio. Chiudo, scusate, no, mi zittisco dicendo solo una cosa, ragazzi. Lo dico qua che magari può arrivare alle orecchie, anche se secondo me è più una cosa di TikTok, però boh, proviamo a vedere di dirlo qua una volta per tutte, perché mi sono arrivate troppe telefonate per chiedermi, perché abbiamo fatto il video confronto Daytona, ok? Ah, sì. I 2-3 giorni dopo mi sono arrivate troppe telefonate di gente che mi chiede dove comprare i Daytona falsi. Ah, sì. Allora, lo dico a chi mi ha chiamato e a chi pensa di chiamarmi per questa ragione, e spero che mi ascoltino. È proprio il posto sbagliato, cioè noi, lui soprattutto, io in seconda battuta, facciamo proprio l'esatto opposto, cioè perizziamo orologi per scongiurare le fregature, quindi in maniera seria, non a martellate eccetera, però facciamo questo. Quindi non mi chiedete, non mi chiamate per chiedermi ma dove li trovo, quanto costano, dove... No. Perché siete nel posto sbagliato. Infatti, voglio sottolinearlo, cioè proprio l'opposto. Secondo me Miki, okay, è vero, ha ragione. Adesso dico due parole anch'io, proprio integrazione di quello di Miki, che mi sono già fatto la scuola col primo video che feci del Frankenstein, del Hulk. Lì sì, ero veramente subissato di domande, non mi facevano dormire la notte, Instagram che era pieno, la posta elettronica, chiamavano scuola. Oltre a essere il luogo più sbagliato della terra per quel tipo di cose, perché noi lavoriamo per professionisti, lavoriamo per collezionisti, lavoriamo per veri appassionati, sono sicuro che le persone che chiedono, che fanno queste domande, non ci stanno guardando adesso, ma le persone che ci stanno guardando sono persone serie, appassionati, collezionisti, ma anche semplici persone che approcciano con serietà a questo mondo. E pertanto spero che queste parole raggiungano chi vuole quelle cose lì. Qui non le troverà, troverà altro in eccellenza, quello sì, per riparazione, manutenzione, perizie, vendite, acquisti, tutto quello che volete, quello no. E poi boh, nient'altro. Ogni tanto facciamo divulgazione, perché giusto, si chiama progresso. Quello che oggi sapete, 10 anni fa non si sapeva. Questo è grazie all'azione di persone che si mettono sul web a diffondere, non sto parlando di me, anche di altre persone che si mettono a diffondere teoria, pratica, semplice atti dimostrativi come quelli che saltuariamente posso mostrare io, che aiutano un po' la gente. D'altronde facciamo consulenza per le cose serie, se volete anche gratuitamente. Oggi ho parlato con un ragazzo della Toscana che era intento ad acquistare un Daytona. Ovviamente le consulenze che faccio io devono essere riconosciute, però se c'è qualcosa, come sì, dire, se è una chiacchiera fatta, no, cioè, commitment, no effort, non è che io faccio pagare il 10 euro perché non sono abituato a trattare il 10 euro. Quindi è così. Ma per tutto quello che resto, mi dispiace. Ma allora, ragazzi, tu hai fatto quella presentazione prima, ti ringrazio Miki, sei un amico, ma troppo ridondante, sì, troppo, cioè, è vero, troppo ridondante, perché, ma qua ci siamo,
meritata, dai. Ma non è vino, dai. Però, però faceva, era un po' facciamo, simpatica. Sì, e poi, sì, facciamo un po' di poi show. È figo quello che stai facendo. Sì, sì. Questo anche grazie a voi che mi seguite, sì, ovviamente, in questi 3 anni, ragazzi. Sì. La mia compagna mi picchia, perché insomma ci metto un po' di impegno in queste cose. Ovviamente cerco di sfruttare le 24 ore della giornata, sperando di non compromettere la vita dell'oggetto. No? Certo. Comunque, il discorso della presidenza lì, della scuola, della vicepresidenza, grazie. Però ti dicevo, non bisogna mai montarsi la testa, anche perché si tratta di un articolo e che non vorrei fosse, secondo me lo è, i famosi 15 minuti di celebrità di cui parlava Andy Warhol. Quindi il lavoro vero deve ancora arrivare, che è quello, l'impegno nel migliorare poi la scuola, grazie anche agli altri componenti con i quali lavorerò, e più i miei progetti personali, eccetera, con Miki e boh. Ma parliamo un attimino, Miki, Ema, del nuovo Speedmaster, il nuovo Speedmaster presentato con quadrante bianco, una rivoluzione copernicana, direi. Allora, Manuele, io ve lo presento, e ve lo presento per chi non lo conoscesse. Lui è un fisico, persona qualificata, pertanto. Molte volte ci fate delle domande. Oggi con Manu ho voluto che ci fosse per spiegarci, Miki, alcune particolarità che si nascondono dietro il marketing, no? Lo Speedmaster nuovo non è che ha il quadrante bianco perché qualcuno si è alzato in omega, cambiamo qualcosa, c'è una novità, sì, nuovo quadrante, come qualcun altro cambia i colori delle ghiere, diciamo così, bravo, non è che lì. Bravo, perché abbiamo visto sempre un po' scoppiazzare omega, sì, su Rolex, buttargli, sì, un po' l'occhio per fare il compito in classe, certo, no? Adesso, certo, hanno arrivato fuori il bianco, ma il bianco ha un preciso motivo tecnico, esatto. Manu, fornisci, parla, loquisci e redarguisci se ti rompiamo le palle mentre stai spiegando. Spieghiamo. Dici, allora, perché, cioè, inizialmente doveva essere bianco lo Speedmaster che è andato sulla Luna. Sì, diciamo che questa è una cerca di declinare, no, linguaggio user-friendly. Cioè, questa è una ricostruzione che è stata fatta per, diciamo, gli storici, i critici dell'orologeria, sul perché fare un quadrante, cioè giustificare in modo, poi probabilmente solo un'azione di marketing per provare a fare qualcosa di nuovo rispetto al classico quadrante nero, però in molti hanno cercato di fornire autonomamente una giustificazione sul perché a livello storico si sia uscito questo quadrante bianco per lo Speedmaster, okay, uscito qualche giorno fa, sì, questa settimana. Sì, sì, sì. Allora, una possibile e tra l'altro molto avvalorata ipotesi è il fatto che a seguito, cioè contestualmente, anche a seguito delle missioni spaziali, la cui più famosa è quella del 69, l'Omega era chiaramente, aveva una grande fiducia, la NASA e l'Omega aveva una grande fiducia sul futuro delle missioni spaziali. Si parte dalla Luna per poi andare oltre. Poi non abbiamo fatto granché e sappiamo come è andata a finire, però sì, diciamo, a fine degli anni 60 e 70 si aveva in testa una ricerca tecnologica, scientifica, su come rendere l'orologio, migliorare lo Speedmaster, referenza 105.012, 65, quello che è andato sulla Luna, quello col 321, insomma, sì, su come migliorare questo orologio fornendogli delle performance tecniche e di resistenza superiori al modello precedente. No, cosa succede? L'Omega parte, il primo progetto, tra l'altro forse anche il più famoso, anche a seguito del 2008 che è uscita la riedizione, l'Alaska Project, che presenta proprio un quadrante bianco. Bianco non è a caso perché stressato un orologio da ipotetiche, poi non sono state fatte ipotetiche missioni spaziali, sì, di lunga durata. Il quadrante nero potrebbe creare delle problematiche a livello termico all'interno dell'orologio, perché il nero è il colore nero è il colore che assorbe maggiormente la radiazione. Quindi chiaramente
se viene esposto a una radiazione durante alla radiazione durante una missione spaziale, il nero è quello, è proprio il colore peggiore per fare una missione del genere. Voilà. Chiaramente, che cosa hanno fatto? Hanno fatto questo silver white dial, un quadrante bianco argentato, che appunto è il colore migliore per non assorbire la radiazione, per non trasformare la radiazione incidente sul quadrante in calore che poi viene dissipato all'interno dell'orologio, che può appunto compromettere le performance. Quindi qual è stata la giustificazione, per concludere, sul perché si sia equipaggiato un quadrante bianco sul nuovo 3861 uscito da Omega? Appunto, si fa un richiamo all'Alaska Project, che poi presentava anche altre novità, ad esempio altri accorgimenti tecnici notevoli per l'epoca: una cassa in titanio, è stato se non forse il primo orologio ad avere una cassa totalmente in titanio, e aveva anche un case in alluminio. Insomma, era studiato ad hoc per supportare delle performance tecniche non indifferenti. Poi purtroppo l'Alaska Project dalla NASA non è stato utilizzato perché è troppo costoso, e il Speedmaster classico era considerato sufficiente per le missioni successive, era abbastanza, quindi hanno deciso di non investire ulteriormente in ricerca per quanto riguarda il mondo orologero. Mm-hmm. Ok, questa è una bella spiegazione. Bella spiegazione, e peraltro ma denota poi anche una preparazione nella nostra materia, oltre che in fisica. Quindi, ma adesso ti faccio una domanda, quindi io concluderei. Miki, ti piace uno Speedmaster 3861 quadrante bianco? Sì, se sì, perché? Se no, perché? No, vabbè, non ho motivazioni, diciamo, scientifiche. No. Da utente. È una bella variabile. Io, peraltro, ho recentemente parlato con un ragazzo che probabilmente mi porterà in controvendita, l'albino degli anni 90, ok? E lì ho approfondito un pochino la materia, perché chiaramente probabilmente potrò pensare di venderlo, e quindi chiaramente devo essere informato. Insomma, graficamente è interessante, sì, ma non è fresco come il mio prossimo credo orologio. Che sia commercialmente interessante. Sì. Il prezzo me lo sapete dire? 200 euro in più dello zaffiro nero. Ok, quindi okay, 8 e 9. Ma lì siamo sul 9000. 9,1, sì. 9100. Certo. Ok, vabbè. Oggi, ragazzi, ordine di grandezza del nero. Più o meno. Sì. Ordine oggi di per un bel Speedmaster che nel 2004 pagavate nuovo 1800 euro, dovete sganciare fuori 10K. Quasi 10.000 euro. 10.000 euro cash. Questo è il TikToker che esce. 10.000 euro voglio, sì, cash. Adesso devi contarlo. Un mito. Allora, a me, ragazzi, lo Speedmaster nuovo non piace. Il bianco, nella fattispecie, non piace. E sapete perché? La proporzione della testa dell'orologio è, secondo me, totalmente mancata con la rastremazione del bracciale. Facciamo due chiacchiere prima con lui. Secondo me, mio parere personale, fustigatemi o non fustigate, hanno rastremato troppo il bracciale. Vabbè, anche quello nel nero. Forse però nel bianco non lo so, bianco ingrossa di più solitamente negli orologi. Potrebbe essere. Nel nero te ne accorgi di meno. Mm-hmm. Però alla fine l'hardware è quello, anche nel bianco. Sì. A me piaceva più come vestiva il 1861, cos'è, il 3570. Sì. A me piaceva. Certo. Classicone. Poi Omega è passata da un estremo all'altro, da che non rastremava nulla. Capovolge proprio. Passa da, non mi ricordo più, 19 qualcosa. 2015 mi pare. 2015 più o meno. Le ho misurate, mi pare, le misure sul. Fatto le misure su. A me piace. È fresco. A me no, ragazzi. Bisogna vedere. Mi piace. A me no. Mi è sempre piaciuta negli orologi. A la te quindi? Ma a me piace, è fresco. Forse sì, rastremare un po' il ma quello già nel nero l'avevo visto. Forse un bisognava un po' addolcire questa rastremazione del bracciale. Sì. Perché poi a me piacciono i bracciali piatti di per sé. Proprio parte 20, finisce 20. Però l'avessero, perché tutti si lamentano, anche ora col Seamaster di adesso, tutti si lamentano, è piatto, è occupa dietro, occupa la parte. Ma se avessero messo, Miki, una ciliegina sulla torta,
una piccola sferina Alaska, magari sui secondi continui, oppure ne avessero messe due sul contaore, sul contamino. Però avrebbero fatto un'edizione limitata, invece lì volevano un'edizione seriale basica con un cambiamento cromatico. Però secondo me, Miki, io la vedo dal punto di vista marketing, perché io sono molto accanito su quel tipo di politiche lì, no? Cioè con poco hai tanto. Quanto ci sarà di differenza fra una lancetta, una sfera crono normale e quella lì Easter egg? Ma come costi di produzione? Sì, niente. Tu con niente, in un mondo che già è ultra, secondo me, pompato, perché lo diciamo tutti che gli orologi sono sovrapprezzati, no? Con niente creavi un hype, magari chiudevi leggermente il rubinetto, creavi l'hype. Si tengono la carta per una versione, un'ipotetica versione che uscirà. Secondo me, quella è una cosa, dici di serie, ti do la variante che con niente hai stravolto un orologio. L'Alaska del 2008, di cui parlavamo prima, lì sono 30k. Lo so, però infatti era un'edizione 30K. Limitata, era proprio circoscritta, sì, come... Questo si... credo, poi io non è che lavori in Omega, sì, credo che l'idea sia quello di proporre un orologio che eventualmente permane nel... Io mi accontento alla fine, ragazzi, di quello che sarà il mio prossimo orologio. Il Daytona nuovo, bianco. Così ci togliamo la natta, come si dice qua. Sì, ci sta. Il Daytona nuovo me lo comprerò. Secondo me, fra un 4 o 5 anni mi prenderò un bel listino o resellerà. Sì, ma che listino, Miki? Ma qual è listino? Se devo prendere il listino, mi sa che dovrò aspettare la prossima vita, che rinasco nel 55, nel 60. Figurati, no. Non lo so, fra 3 anni ne riparleremo. Piace di più di quello? Il tempo è dalla nostra. È vero, è più bilanciato. L'abbiamo visto. È più bilanciato. Voi l'avete visto nel video, eh? Il video di quando Parma. Quando facevamo a Parma. Il video confronto con lo Zeni. Video confronto con lo Zeni, che andavamo per i banchi e che cuccavamo anche. Ci siamo passati anche da Stefano Mazzarioli, che c'era la Virginia, che salutiamo. Ciao Virginia. Ciao Virginia. E poi quando abbiamo dovuto tagliare il video, perché altrimenti eravamo troppo è troppo fascia protetta, non si possono fascia protetta. A parte che facevamo i brillantoni, ma non c'abbiamo niente da brillare, anche se siamo un paio di quarantenni testosteronici, bene, ancora adesso quando non faremo più i video ti dico: ma ti ricordi quei due scemi, quei due ragazzi, avremo una traccia testosteronici. Ma e perché ci siamo persi una cosa? A un certo punto ci hanno vietato di filmare. Io ho tolto subito la telecamera, sono andato a guardare. E lui gli fa: ma noi siamo due youtuber famosi. Scherzavo, due youtuber famosi. Quello lì ti ha detto qualcosa. Lui gli ha detto: cazzi tuoi. Quello l'ho tagliato, perché magari andava in fascia in prima serata, il video non andava bene. Ma nelle scene tagliate, quando esce il cofanetto, facciamo il cofanetto premium, edizione speciale, per gli abbonati. Ma tanto questi video qua alla fine vengono guardati, perché loro me lo dicono, vengono guardati la notte. Una volta si guardava Ivo Rolando, oggi si guarda Q&A, no? Perché, esclusivamente. Ivo e Rolando proponevano anche qualcosa di... Proponevano una presenza che non era la tua, proponevano presenze un po' più allietanti. Allietanti, però va bene, sono allietanti anche le tue spiegazioni. Adesso ci devi fornire una spiegazione proprio in tempo zero sulle sostanze radioattive impiegate sugli orologi di inizio secolo scorso, certo. Perché ci è arrivata una domanda che giustamente ci si preoccupa degli orologi ereditati una volta che sono trattati in radio. Questo Omega che ha indici trattati in radio, giustamente il nostro amico si sta preoccupando di dire: Beppe, ma senti, io mi tengo in casa un orologio che ha le sostanze in... Oh mamma mia, gli aggiornamenti su Instagram proprio adesso mi devono partire. Guarda, legge di Murphy, l'ho studiata ancora oggi in un corso d'aggiornamento, quando si deve verificare qualcosa, si verifica sempre nel momento meno opportuno. Certo. Allora, le orologi trattati in radio che avete sicuramente magari ereditato, no, non ce l'ho, questa qui è estemporanea. Okay.
come comportarsi. È vero che se gli orologi vengono manutenuti il tecnico può essere esposto a radiazioni eccetera, oppure se si rompe il vetro, io utilizzatore, fornisci la spiegazione Emma, del radio, perché è radioattivo e per quali sono i pericoli, e poi come vengono dal punto di vista ovviamente tecnico, fisico, ma sempre stringato, le sostanze invece odierne. Cioè, quelle che non hanno emissioni radioattive. Allora, per rispondere subito alla domanda del nostro amico, del signore, che vi dico anche il nome, che fa la domanda. Allora, di per sé una lancetta... Daniele Pacelli. Okay. Cioè una lancetta di per sé che è incapsulata in un vetro, all'interno, sul quadrante, di per sé non è pericolosa. Perché? Perché emette radiazione visibile. Noi di per sé banalmente siamo quotidianamente esposti a radiazione visibile e non. Quindi di per sé, per quanto il radio, che è un radioisotopo, ovvero un isotopo che decade, un isotopo instabile che permette appunto... Apro parentesi, per chi non è addetto ai lavori, l'isotopo è come se fosse una batteria a livello molecolare. Sì, per quanto riguarda gli indici sì. Ecco, una batteria che autosostenta poi... Sì, vai. Decadendo, no? Viene accoppiato il radioisotopo, esatto, con la pasta luminescente. Decadendo il radioisotopo stimola lo scintillatore, che appunto è quello che poi scintillando, no, come viene suggerito dalla parola, emette radiazione visibile, quindi per le paste luminescenti il verde o il blu, dipende, ed è quella che ci fa vedere gli indici. Quindi accoppiando il radioisotopo che decade, stimola lo scintillatore, noi vediamo la luce dagli indici. Tanta roba. Cosa succede? Che il problema sorge nel momento in cui non vieni esposto alla luce degli indici, perché luce è visibile, però sorge quando un operatore, quindi un tecnico, voi due, va a paccioccare questi quadranti. Quindi lo smonti, magari la pasta, ci lavori con la faccia lì. Lo respiri, lo ingerisci, e lì succede il problema, perché una volta che tu lo ingerisci o lo inspiri, la polvere di radioisotopo e di pasta luminescente va ad aderire ai tessuti interni, agli organi. Una volta che aderisce, lui inizia a decadere all'interno del tuo corpo, e quando inizia a decadere del tuo corpo, tu è come se avessi una lampadina all'interno del tuo corpo che inizia a decadere, quindi sei sottoposto per tutto il tempo, finché non viene smaltito il radioisotopo, che non è detto che venga smaltito, sei sottoposto appunto alla sua catena di decadere. Ma basta poco? Cioè basta... Dipende, ma infatti cosa succedeva? L'hanno tolto perché negli anni 40 sì, i tecnici, loro applicando la pasta luminescente, pennello, lingua per bagnare il, certo, pennello, finiva la pasta luminescente. Ma anche perché non facevano anche dei dentifrici a radio? Sì, sì, esatto, c'erano le ragazze, se ricordi, sì, le Radio Girl o Loom Girl, non mi ricordo, le avevano dato un nome a queste ragazze che erano addette per l'applicazione di queste sostanze sugli orologi e altri elementi. Lì hanno fatto una strage negli anni 20. Lì hanno fatto una strage, sì, primi decenni, fatto una strage, perché ovviamente andava. Okay. Quindi un organismo assorbe queste sostanze, sì, sotto, le incapsula, esatto, sotto forma aerea, e lì, eccetera, e lì inizia il problema. Continuano, sì, il decadimento fino a quando sarà nullo. Finché non viene smaltito. Esatto, e questo dipende. Smaltimento che in pratica si traduce sul decadimento della visibilità degli indici sull'orologio e radio. Quindi fin tanto che, oppure se radio è lungo, mi sembra di smaltirlo, esatto, però smaltirlo. Capisci che è un processo, non è un processo immediato, uh-huh, no? Tu sei sottoposto, sei, esatto, sottoposto a livello proprio, non è, sì, come dire, metto una luce, no? Che poi è quello che succede incapsulando degli indici nel vetro, no? Certo. Se tu hai un orologio bello incapsulato, il tecnico fa il suo lavoro, lo mette dentro, e il radio, il trizio di per sé. Quindi Manu, per noi tecnici consigli, non so, quando si lavora su questi tipi di quadranti, una mascherina, basta quello? Sì, okay, sì, perché diciamo vengono assorbite nell'aria, i primi tessuti epiteliali vengono assorbiti.
ovvio che se uno col pennello tinto di radio se lo mette in bocca non è il massimo, è un casino, ragazzi. Senti, ma questo è applicabile anche per il trizio? I molti amici che ci sono, tra che ti saluto, sì, prima mi viene in mente Ross col suo Submariner, sto scherzando Ross, lui ha un Submariner trizio, no? Quelli fino al 97, T minore di 25. Certo. Quelli cosa... Ecco, hanno il vantaggio innanzitutto che il trizio permane di meno del radio, perché ora non mi ricordo bene, però il radio, l'isotopo radioattivo del radio c'ha una vita media di 1000 passaggi. Madonna. Che è molto grande. Invece il trizio mi sembra una decina di anni, quindi parliamo proprio di due ordini di grandezza. Difatti, tradotto a livello, se voi confrontate alcuni quadranti dei Rolex, alcune case hanno ancora un po' di presenza di luminosità, se non sbaglio Michi sono i quadranti della Beyer. Altri quadranti della Singer, mi pare, non hanno proprio, hanno... come dire, raggiunto il decadimento, sì, difatti sì, non vengono sollecitati, ma neanche se puntate con una lampada a 10.000 lux direttivi, voi non vedrete niente. Non è vero. Alcune sostanze che hanno avuto miscelazione diversa su altre case, Omega, Eberhard, eccetera, invece se stimolati anche da fonte esterna vengono, hanno ancora sì, quei un 10 secondi di perché bravo. Ecco, perché poi il decadimento logaritmico credo che lì abbiano aumentato il rapporto nella misura, diciamo, di radioisotopo e materiale scintillante, credo che abbiano aumentato il materiale scintillante, che quindi anche stimolandolo con la luce, che nella pasta odierna la luce rimpiazza il ruolo che la luce, quindi l'ultravioletto, il sole, rimpiazza il ruolo che faceva il radioisotopo prima, tu accoppi, invece che accoppiare il radioisotopo col materiale scintillante, accoppi la luce solare, la luce ultravioletta col materiale scintillante, il materiale scintillante viene stimolato dalla luce, dalla radiazione incidente dal sole o dall'ultravioletto ed emette. Quindi il cromalite è solo materiale scintillante. Sì, il radioisotopo non possono più mettere, non li mettono più. Cioè qualunque pasta luminescente, luminova, superluminova, cromalite, BGV9, tutte queste paste luminescenti, è materiale scintillante che viene stimolato dalla radiazione. Perché è il fotone che fa da isotopo. Sì, la radiazione, quindi il fotone, riveste il ruolo che prima rivestiva, però chiaramente le passe luminescenti di prima si autosostenevano, certo, e poi avevano delle performance che sulla lunga durata erano imparagonabili a quelli di adesso. Ora, quanto dura una passa luminescente? 40 minuti? Allora, io ne ho provato su un Panerai, quindi immagino che anche l'Omega, che è stato l'ultimo che ha fatto che ha vinto su tutti, 2 giorni, io con il mio Panerai chiuso al buio ho fatto questa prova, dopo 2 giorni, quindi più di 48 ore al buio, ragazzi, riesco ancora a vedere che ora è. Nei video che vedete voi, la sensibilità della telecamera non permette di apprezzare la vera intensità luminosa, però vedete quello che si protrae di più nel tempo. Ad occhio nudo è diverso, perché non ci sono filtri digitali eccetera, quindi si ha un apprezzamento della misura, della grandezza fisica maggiore rispetto a un qualcosa che è stato convertito dall'analogico al digitale. Pertanto superiamo su questi qua i 2 giorni, ma dopodiché poi la tendenza è a scomparire. Sì, certo, diciamo che è apprezzabile, cioè il prime delle prestazioni, diciamo anche a livello professionale, no? Perché poi nasce per questioni professionali, diciamo possiamo dire che sono l'ordine dell'ora in cui proprio vedi la pasta che emette, che si renda apprezzabile, che a malapena intuibile. Esatto. Quindi parliamo di scale di tempo molto invece differenti. Invece radio, dopo il radioisotopo che continua a stimolare, quindi finché il radio è lungo. Infatti hanno fatto delle catastrofe. Senti, concludiamo un attimino, va, così facciamo. Sì. Fiale di trizio. Okay. I contenitori di trizio dell'azienda Trigalite, che è svizzera, che ha brevettato questo sistema. Senti, lì invece? Ecco, lì invece, come li utilizzano i ball, le fiale di trizio, quindi trizio. I ball, sì, certo. Lì per l'operatore, in linea di principio, non dovrebbe esserci problema. Perché? Perché il trizio è incapsulato all'interno di contenitori di gas. Se si rompe? Se si rompe, ritorni al discorso degli indici, che se lo ingerisci o lo inspiri è un problema. E se lo rompo a quella distanza lì?
Se lo rompi a quella distanza lì è difficile che tu lo riesca a ingerire o ispirare. Io ho letto che una rottura di tutti gli indici e lancette, perché anche le lancette hanno questo contenitore, sì, equivale allo stesso irraggiamento che hai su un volo intercontinentale. Ok. Solo lì, una curiosità. Sì, non... Ovviamente se le ispirate. Se, il problema è sempre quello. Avete degli orologi a radio? Avete degli orologi? Vabbè, il Trizio ormai credo che ormai si sia decaduto tutto. Sì, ormai sì, sì. Gli ultimi li hanno fatti a fine anni 90, inizio 2000, quindi 15 anni sono passati abbondantemente. Il radio è ancora, diciamo, è ancora lì che si dimena. Non ingeritelo, non ispiratelo. Poi di per sé portare un orologio. Okay. Con, perfetto. So. Allora ragazzi, rispondiamo solo su Watch Fun, cioè, solo qua ragazzi, questo è il residuo fisso, questo è il residuo fisso e questo di è il residuo Watch fisso Fun. Questo siete voi qui ragazzi, non vi diciamo quanti orologi ha Fedez oppure quali sono gli orologi dei politici oppure che orologio usava Ayrton Senna, con rispetto per Senna che è un grande pilota, ma vi diciamo queste cose, quindi iscrizione, campanella, tac. Allora lo diciamo anche magari sì, se qualche errore, però soprattutto residuo fisso, residuo fisso. Allora ragazzi, velocemente alle domande adesso. Sì. Allora qui abbiamo Vinicio Fagioli, buonasera, vi invio una foto di un Panerai base logo, posso sapere se cortesemente questo movimento è autentico? Vediamo un po', ve lo faccio vedere che me lo dite voi. Questo movimento qua tocca. Tac, bravo Michi. Tocca. No, non è questo qua, è vero quanto la mia storia con Diletta Leotta. Si vede subito perché non ha la racchetta che segue la circonferenza dell'orologio, poi la rugosità superficiale è sempre la prima cosa che quindi Vinicio, mi dispiace. Vinicio è una patacca. È una patacca. Allora, passiamo a un'altra domanda. Qui abbiamo Arioli Fabio. Vulcan Cricket Alarm Svegliarino calibro 120. Buongiorno. Potrebbe essere riparato un orologio del genere? Perché l'ho trovato su eBay. Io ce l'ho in vendita il Cricket. Il suo è riparato. Sì, Quindi comprati il bello suo. Quadrante rosso. Ma dipende se sì, è riparabile. È riparabile. Sì. Poi magari uno tribula un po' di più con la ricambistica, mm-hmm, perché lì ci sono due bariletti, uno due per il tempo e l'altro per la gestione del perché mi pare che abbia anche il la grandata, se non ricordo male, il saltarello. Sì, no? È un saltarello, sì, mi sembra proprio di sì. Mm-hmm. Io una volta ne riparai uno, mi fece un po' tribulare, però. Sì, sì, non sono orologi da facilissimi. Sì, però. Non aveva proprio una precisione. Si fa. Però. Ciao, come posso capire se è un Daytona e un fake? Ragazzi, ultimamente me ne stanno arrivando di domande così grazie a quell'articolo, ma non è che c'è una regola scritta. Quando ne vedi un sacco, come ho detto, i coni e i bastoncelli all'interno degli occhi si plasmano sulle forme. C'è tra l'altro una disciplina, proprio una materia che studia questo genere di caratteristiche. Adesso non mi viene più in mente come si chiama, è un nome strano, però quando ti fai gli occhi sulla corporatura di un individuo, che ne so, su mano, e lo ricordo per i capelli così o per la faccia così, ti plasmi su quella figura lì, quindi non è che c'è una scienza esatta. Poi ovviamente, come diceva anche Michi prima, si fanno analisi più approfondite quando il gioco insomma richiede certe cose, no? È quello che facciamo qua esatto. Con te. Quindi appunto sì, poi molti che mi chiedono eccetera, ovviamente da Michi venite qua, c'è Michi, ci sono io eccetera, facciamo tutto. Allora, un'altra domanda da Gianni Pazzi, Air Couture. Giuseppe Bondini, primis complimenti, bla bla bla. Guardavo adesso sul canale un video dedicato al 116 520 Seriale V, io sono in trattativa per questo orologio esemplare del 2009 italiano, è veramente in ottime condizioni, pensavo di cedere il mio Hulk del 2012, anch'esso full set e con una differenza di 6K, mi piacciono entrambi, la mia domanda oltre al fattore estetico, se è un cambio che voi fareste.
Quindi Hulk più 6K per prendere Daytona, che non so se è nero, penso che sia nero a questo punto. Nero? Sì, perché si era visto sul canale e okay, avevo guardato, avevo trattato un Daytona nero. Ok, allora Hulk versus Daytona 116 520, togliamo un attimo il lato economico, lo farei. Lo farei per ragioni personali, perché l'Hulk non mi piace, quindi ti rispondo per quello che è il mio sentimento, non mi è mai piaciuto, in più non l'ho mai trattato, anche perché è l'unico su cui faccio veramente fatica, mi si accende sempre una lampadina quando me lo propongono, perché è il più contraffatto in assoluto, il più difficile da riconoscere. Il video di Giuseppe ne testimonia, e ce ne sono ancora di peggiori, ancora più infimi, figurati. Stealth addirittura, li okay, definirei stealth, cioè, perché bypassano le maglie delle... Sì. Certo, perché fanno l'abbiage perfettamente riprodotto e poi ci mettono un 31-35 originale dentro, Frankenstein, e lì sei fregato. Quindi no, io ma a prescindere dal falso, che è ovviamente il suo originale, ma non lo sento a pelle, quindi lo cambierei con un bel Daytona 116-520. Però devo dirti che 6K in più, soprattutto su un modello del 2009, quindi quella terra di mezzo tra lo Slim Hans interessante, cassetta corta, e la PH RRR Chromalite delle ultime produzioni, in più nero che è un pochino più sofferente rispetto al bianco, è un pochino troppo 6.000. Perché adesso quello è un orologio che gira a mio avviso sui 18 e mezzo. Se gli dai 6.000 vuol dire che l'Hulk te lo sta pagando 12, mi sembra un po' troppo, quindi fallo, ma gestisci la trattativa, ecco, questo è il mio consiglio. Sì, abbassa la richiesta economica. Oh, certo. Allora poi abbiamo, ma qui è una richiesta di aiuto tecnico, mi hanno consigliato di rivolgermi a te per... Su Breitling la guarnizione della ghiera sta uscendo, invadendo il quadrante interno, al momento il movimento della lancetta non è pregiudicato, ammazza, ti lascerei il mio numero, bla 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 bla, mole d'oro, vieni qua, prendiamo, mettiamo sul ponte, tiriamo giù l'asse, vediamo che cos'ha e poi ti diciamo. Allora, qui c'è un amico che cerca un 116-600, uguale al mio, i prezzi del 116-600 li abbiamo visti in fiera, il Sea Dweller ceramico primo 20k con pellicole, mannaggia a me quel giorno che gliele tolsi in bagno, le usavo in officina, l'orologio è perfetto, sì, lo so. Però quel giorno che ho dato ero incavolato nero, una delle mie solite sfuri contro una morsa in officina che però ha battuto sul palmo a 2 cm di distanza dall'orologio, allora ho detto sai che c'è? Più. Tu vai a finire là. E se sulla morsa è andato a chiappare, facevo almeno, l'ho trattato in settimana, 3.000 sono riuscito a chiuderla, mi sarebbe tanto piaciuto. Ah sì? Per uno come mio? Sì, in permuta con il Daytona acciaio e oro, non perché il mio, a chiuderla. Il miglior si sì, sì, ma sono d'accordo. Cos'è ancora 40 quello? 40, è l'ultimo 40, l'ultimo 40. Ha una bella testa, ben proporzionata, tecnico, bello. Penso. Hanno fatto su quell'orologio, Miki, se tu guardi, c'è un piccolo step sul finale per cercare di fittare meglio sul polso, dato lo spessore, hanno ridotto lo spessore delle maglie. Pensa a te, quelle sono chicche, ragazzi. Allora, poi abbiamo... Bel pezzo. Sì, sì, sì. Ragazzi, consigliamo 1200 euro a Mauro per un Hamilton. Non è proprio il mio forte la domanda. Miki, tu consigli al volo? Ah, non è il mio pane, però io 1200 euro per un Hamilton non li spenderei, preferirei piuttosto andare su Longines usato poco, semi nuovo, e comprare un Longines sui 1200 euro, ma sei su un altro pianeta. Poi, per carità, ogni gusto è rispettabile, però io 1200 euro su un Hamilton non ce li metterei, ne metterei meno. Già con 1200 euro sul, diciamo, l'usato semi nuovo metti le mani su delle robe, delle cose veramente golose, molto fighe. Sì. Sei un amante degli Hamilton? Non baratteresti un Hamilton con nient'altro al mondo, neanche di blasonato? Beh,
cosa gli prendi? L'Expedition, l'ultimo. L'Expedition, prendi quello su un migliaio di euro. Se no c'era il pezzo fortissimo, che vabbè, però lo paghi anche di meno. Non so, che il cacchi automatico, quello classico da 38, paghi. Una volta l'ho definito un orologio eunuco, quello, sai. È il loro pezzo, che però vai su quel Pilot classico, lo metti sempre, e risparmi anche qualche centinaia di euro rispetto ai 1200. Sì, ma quanto è triste quell'orologio. Quanto è triste quell'orologio, l'Hamilton Khaki, ragazzi. Un po' tristino. Cioè, no, ma ci sono delle versioni, guarda, piacevoli. Opinioni personali, ragazzi, qui alla fine. Ti dico, quella. Guarda, c'era un mio amico che l'ha comprato, tra l'altro, cioè l'ho accompagnato io a comprarlo, stava festeggiando un evento qualche anno fa, vero? E se lo gode, per cui io ho anche un bias nella valutazione, perché c'era il mio amico... però anch'io ho questo problema, quando mio fratello li vende, quindi quando hai un orologio che ha un rapporto bias, però mio fratello li vende al prezzo giusto, cioè al prezzo che spenderei per quell'orologio, insomma, quindi insomma non ci metterei più di qualche centinaia di euro su quegli orologi. Io mi prenderei un Lacco piuttosto, se dovessimo andare su quei generi lì militareschi. Un Lacco, però l'arco su un Pilot, vabbè. Allora, chiudiamo con l'ultima domanda di Smemorex. Buonasera, ti seguo, bla 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 bla, è da poco che sto approcciando l'orologeria. Un consiglio, un automatico sotto i 500 euro. Ho visto Seiko Presage Cocktail Automatico 4R35 SRPE 15J1, Citizen Tsuyosa, di cui ne ho già parlato. E cosa mi consigli? Ma io sicuramente il Tsuyosa, che è stata una bella sorpresa. Il Seiko ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è il Seiko del quale ci parla il nostro amico, che a me non è che mi piaccia molto, ragazzi, non so voi. Lo trovo un po' padellino, è un bel sacripante, bravo. Per usare un termine conosciuto, tecnico, Il Tsuyosa, quanto è grosso? Questo cos'è, un 40 sarà. Un 40. Ma senza ghiera, è troppo la proporzione. Non sai che forse anche un 40? Vabbè, lì sei anche l'intorno. È solo il solito gioco di proporzione diametro esterno, diametro interno netto quadrante, che lo frega un po'. Sembra un po' come i Baume Mercier. Se guardate un po' i Baume Mercier classici, mi pare il classico, si aggirano sui 42, hanno un effetto un po' troppo ampio. Effetto frisbee. Quindi Tsuyosa tutta la vita. Poi cosa chiediamo? Paragone tra loro due? Oppure un qualcos'altro in più. Ma su queste cifre qui girano tutti con i calibri di 8000 più o meno. Ma sai che forse non vorrei dire. A meno che non tu vuoi andare sui cinesi, che con 80 euro ti porti lo Steel Dive, ti porti il Saint Martin. No, il Saint Martin costa di più. Però, ragazzi, quelli sono altri orologi. Secondo me i cinesi sono altri orologi, questi sono altri orologi. Piano si salta. Io quelli lì non mi dicono nulla. Oh, ragazzi, sentite la nostra frase di rito, che dite? Io direi che possiamo anche congedarci. È stata una puntata con un elevato, come dire, commitment. Esatto, grazie alla tua partecipazione. Sei troppo. Mi è piaciuta. Anche i ragazzi ti ringraziano, perché ci hai lasciato delle chicche. È stato un privilegio. Ma proprio lo sottoponiamo, vediamo se si ricorda il. È un passaggio obbligato per chiunque venga. Ragazzi, parlare con voi è stato un privilegio.